Giorgio De Marchi, le maschere sono il tuo lavoro ma anche la tua passione. Com'è nata questa passione? È nata 30 anni fa con altri tre miei fratelli, uno scultore, un decoratore, io che lavoro il cuoio e il quarto fratello che all'inizio li usava, ci serviva come modello. E perché proprio Poi, le maschere? perché la maschera all'inizio ci aveva permesso di lavorare insieme, di mettere insieme prima la passione, la voglia di lavorare insieme, perché poi è diventata anche un'attività, un lavoro vero e proprio. E dopo 30 anni, che cosa ti ha portato questa scelta? Che soddisfazione ti ha dato? Mi ha portato intanto a conoscere moltissima gente, a viaggiare molto e soprattutto per me è diventata quasi un lasciapassare la maschera, un oggetto di incontro. E alla fine anche la grande soddisfazione di vederle indossare da attori molto importanti. Tra tutte le maschere presenti in questa mostra, qual è quella a cui sei più affezionato? Beh, è proprio l'ultima, che è questa che vedete, che è Orfeo, il grande cantore, il grande poeta, il suonatore di cetra, ma è anche la figura che in qualche modo racchiude la maschera.